8,5% è una frenata momentanea oppure davvero possiamo cominciare a pensare che l'inflazione abbia raggiunto il suo picco e adesso sia in fase discendente? Intanto saluto Maurizio Monti che è con me per questa prima parte di diretta. Maurizio, grazie per essere con noi e ben trovato. Grazie a te, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi è il mio compleanno, Manuela, sono felice di passarlo per una Ah, mezz'ora con te. me l'hai detto in diretta, se no ti avrei fatto subito gli auguri, quindi grazie. Mi fa piacere, molto piacere che tu lo possa festeggiare con noi, almeno in questa prima parte della giornata. Tantissimi auguri a Maurizio Monti, Traders Magazine, che io ringrazio sempre perché è uno dei nostri ospiti più fedeli e più presenti e che ci dà una mano davvero a capire i mercati. Allora, Maurizio, facciamo così, partiamo proprio subito da questo dato sull'inflazione americana. C'è da festeggiare anche per questo? Ma io direi di sì, perché le cose stanno andando bene così come i mercati si aspettavano e così come Powell in qualche modo aveva anticipato. Partiamo proprio da quello che aveva detto Powell. Powell aveva dato una netta apertura, pur condizionandola ai risultati successivi, va bene, sui prossimi aumenti dei tassi. E questo aveva in qualche modo corrisposto a quello che di positivo si aspettava il mercato, ovvero un aumento dei tassi dello 0,75 a luglio, ma una prospettiva di minore aumento nelle prossime due sessioni della Fed. Il meglio che si può aspettare il mercato è il prossimo aumento a 0,50 e quello successivo a 0,25, cioè uno 0,75 in più complessivo, diciamo, entro fine anno. Questa aspettativa è stata in qualche modo confermata dal fatto che l'inflazione americana sembra essersi fermata, sembra che il picco sia temporaneamente. Dico temporaneamente perché non possiamo sapere che cosa avviene in autunno, soprattutto a livello di costi dell'energia, ma temporaneamente sicuramente il picco è alle spalle. Questo ovviamente ha fatto esultare i mercati, ha fatto fare grandi festeggiamenti. Io ti confesso che mi aspettavo un dato magari più vicino alle attese o addirittura leggermente peggiore dell'attese, è venuto migliore dell'attese. Beh, ok, per ora festeggiamo. L'S&P 500 ha superato 4.200 e questo, come ricorderai anche nelle trasmissioni precedenti, 4.202 era quello che noi avevamo dato come resistenza dal lato alto. Bene, ieri è stata superata, stamattina è confermato, anche i mercati europei seguono la china americana. A me sembra che in questo momento c'è una ventata di ottimismo che sicuramente fa bene ai mercati e ci fa. Certo Maurizio, infatti ti blocco subito qui perché giustamente volevo chiederti rispetto all'andamento delle borse europee in questa giornata, abbiamo un DAX che è l'unico listino europeo che si posiziona sotto la parità, meno 0,13%, Piazza Affari sta facendo meglio delle altre, ma in generale insomma i mercati europei stanno performando in modo positivo al momento. Quindi appunto confermi questa ventata d'ottimismo evidentemente che stanno respirando anche le borse europee, anche se la situazione ovviamente tra Europa e America è diversa, però chiaramente ci si rapporta con l'America e tra poco partiremo proprio se non erro con l'S&P 500 che è il faro dei mercati azionari. Come mai il DAX è un po' più cauto oggi? Ma ieri il DAX però ha performato molto, cioè è andato in esatto parallelo rispetto all'S&P 500 e al Nasdaq, no? Nel Sì. senso che durante la mattina sembrava un po' deboluccio, è andato a prendere un supporto molto importante, dopo magari lo vediamo dal punto di vista grafico, supporto dove c'erano fra l'altro moltissime opzioni che facevano da supporto, moltissime put vendute e in effetti da quel supporto è stato respinto con molta forza verso l'alto e quindi il supporto, perlomeno al primo tocco, ha tenuto. Poi alle 14.30 è esploso verso l'alto, è andato in forte rialzo e ha seguito la china americana sia dell'S&P che del Nasdaq. Oggi c'è da aspettarsi, dobbiamo tener conto che oggi è un giovedì,
Normalmente, quando ci sono dei picchi, questo è statistica, nella giornata di mercoledì è possibile che ci sia un po' di ritracciamento poi nei 2 giorni successivi, o almeno in uno dei due. Ed è quello che sta avvenendo adesso, questa mattina. Diciamo che c'è un po' più di calma sui mercati, ci sono le normali prese di beneficio dovute al fatto che ieri il mercato ha performato molto. Anche l'S&P 500 durante la sessione Globex è andato giù dai massimi relativi e quindi è chiaro che con un picco molto forte come quello che c'è stato ieri dobbiamo aspettarci un po' di ritrazione dei mercati. Sull'S&P 500 ci possiamo anche aspettare che il supporto ora è diventato tra 4.150 e 4.170, quindi Ok, sono stati. adesso ritorniamo e ripartiamo proprio dall'S&P 500. Prima, per iniziare insomma la nostra panoramica dei mercati insieme a te, Maurizio, ti leggo un messaggio che è arrivato da parte di Alberto, così iniziamo subito. Salutiamo anche Augusto che ci dice che si sente bene. Ho chiesto ai nostri amici di farci sapere se la connessione era perfetta. Allora, Alberto scrive: il dottor Monti cosa si aspetta per questo autunno sul FTSE MIB? Parlavamo proprio poco fa del nostro indice, che oggi è per ora almeno la migliore piazza tra quelle europee. Le midterm election potrebbero portare degli scossoni, tutto un po' collegato, come dicevamo. Allora, rispondiamo sul FTSE MIB. Non so se vuoi anche condividere magari il grafico del FTSE MIB, e poi torniamo sull'S&P 500, come già anticipavamo poco fa. Sì, guarda, il FTSE MIB, come ho spiegato molte volte, è un indice molto tecnico, è molto tradato da grandi professionisti e segue moltissimo il mercato. Addirittura, talvolta, lo abbiamo constatato che sottoperforma quando il mercato è debole e sovraperforma quando il mercato è forte. E questo è un fenomeno abbastanza tipico del FTSE MIB. Ora, se noi vogliamo dare una visione rialzista di fondo al mercato, a fronte di quello che abbiamo visto ieri negli Stati Uniti e poi successivamente in Europa, io dico che possiamo pensare che il FTSE MIB seguirà la china del rialzo, se ci sarà rialzo, se continuerà questa china rialzista. A mio avviso ha adesso delle buone probabilità di poter continuare così come si sono messi i dati macroeconomici. Qual è la vera incognita? La vera incognita sono i costi dell'energia. Se i costi dell'energia torneranno in forte ascesa, è possibile che l'inflazione ritornerà più forte e il picco non sarà alle spalle, questo sarà solo un ritracciamento rispetto a un picco futuro e questo noi non possiamo escluderlo. E se non lo escludiamo, certamente i mercati reagiranno in conseguenza di questo. Ma siccome siamo in una fase ottimista, vediamolo in modo ottimista. Osserva come il FTSE MIB ieri ha toccato e ha stamattina sta sfondando una resistenza fondamentale di cui abbiamo parlato molte volte. Vedi che è una resistenza che è stata testata. Qui parliamo di grafico daily, quindi parliamo di giorni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni consecutivi di test. Sembrava proprio che aspettasse il dato dell'inflazione americana. È una resistenza importante perché è a un 62,50% del range, 61,80 per chi segue Fibonacci, che corrisponde perfettamente con il minimo del 9 maggio. Osserva com'è geometrico il FTSE MIB, come ti dicevo, quando viene tradato da professionisti un indice lo si vede proprio perché diventa estremamente geometrico, un po' come l'S&P 500. Ora, che cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci che se effettivamente questa resistenza è rotta e ci verrà confermato quando verrà ritestata come supporto, quindi stiamo parlando del livello 22.700, ritestato come supporto, quindi prima preso a rialzo, rotto a rialzo e poi ritestato, il punto di resistenza immediatamente successivo è 23.300 ed è un punto altrettanto importante perché, come vedi,
fatto da supporto in passato sia con i minimi del 27 di aprile, sia quando il mercato ha ripreso, almeno temporaneamente, dopo il minimo del 9 maggio. Quindi un livello altrettanto importante, altrettanto forte come resistenza. Io dico che se continua il rialzo sui mercati americani e abbiamo un autunno, potremmo disegnare uno scenario di questo genere, no? Un settembre debole, perché statisticamente settembre è molto raramente forte nelle borse e quest'anno potrebbe essere debole come da aspettare. Ricordiamo anche perché, questo è sempre importante come notizia, dare un po' le statistiche dei mesi o dei periodi comunque più performanti per il mercato, perché si arriva appunto dal periodo estivo, Maurizio. Quindi, insomma, E poi ecco questa. c'è anche la stagionalità degli earnings americani, no? Che diciamo è più debole in settembre. Gli earnings del secondo trimestre si sono tutti esauriti fra luglio e agosto, ce ne sono pochi in settembre, perché poca ventata di ottimismo. C'è ovviamente la pausa estiva che ha giocato un ruolo. Settembre normalmente è un mese che statisticamente nelle borse non è molto performante. Quindi potremmo pensare che questo scorcio di agosto magari continua la ventata di ottimismo. Comincia in settembre un retest di supporti importanti e magari da ottobre-novembre, perché no, il mondo delle borse potrebbe tornare, vertere di nuovo su un ottimismo, diciamo, di più lungo termine, chiamiamolo così, che potrebbe portare anche il nostro Ok. punto in alto. Dopo 23.300, che è la resistenza immediata. La resistenza immediatamente successiva è 23.830, quindi una resistenza, vedi anche qui, testimoniata da supporti molto molto importanti. D'accordo. Allora, Maurizio, bene, abbiamo risposto Alberto, poi rispondiamo anche sul discorso delle midterm election. Però cominciamo a far vedere scusami, l'S&P 500, così torniamo, sulla situazione americana. Allora, uno sguardo all'S&P 500 con diciamo il grafico orario, solo per vedere che un po' a tempo reale che cosa sta succedendo in questo momento. Come vedi, da 2 ore l'S&P sta calando, segue un po' la china europea di ritracciamento modesto rispetto a ieri, però questa barra da un'ora di ieri successiva alle 14.30 dice chiaro che il mercato verte sull'ottimismo. Adesso ti vorrei far vedere il grafico un po' più tecnico dell'S&P, eccolo qua, quello dove ci sono tutti i livelli. Ti ricorderai che nell'ultima trasmissione avevamo parlato della media mobile a 150, cioè questa rossa che vedi, dove il mercato si era fermato e per più giorni l'aveva testata. Ieri Ricordo. è stato il momento in cui è stata rotta la media mobile a 150. Ti ricordo anche che la resistenza successiva sarà sulla media mobile a 200, con una fermata intermedia a 4.272, che è un supporto tecnico che già è stato sentito dal mercato più volte il 26 aprile, il 28 di aprile, il 4 di maggio, il 5 e il 4-5 maggio, quando poi il mercato è venuto giù piuttosto violentemente, in quell'area. Può esserci una fermata del mercato, stiamo parlando di 4.270 fino a 4.300 circa in questa zona, diciamo 4.300 potrebbe essere il numero tondo dove il mercato ha un po' di pausa, ma la vera resistenza successiva è la media mobile a 200 che sta a 4.330. Dobbiamo tener conto che la media mobile a 200 è molto osservata dagli americani. E per loro significa un po' come per noi le linee rosse, no? La differenza fra bearish e bullish, fra rialzo e ribasso. E quindi su quella linea uno sfondamento della media mobile a 200 per gli americani significa ormai il mercato è rialzista, e questo sarebbe un segnale Ecco.
molto importante. E Ecco, quindi quindi. potrebbe essere il segnale di un'inversione di trend, perché è un altro aspetto che stiamo valutando proprio anche attraverso, anzi, soprattutto attraverso il grafico, perché da lì si capisce se c'è un'inversione di trend oppure se il trend continua a essere lo stesso, ma con dei rimbalzi appunto in corso che sono assolutamente fisiologici e contemplati, Maurizio. Ecco, anche questo è molto interessante. Senti, io poi adesso ti lascio ancora la parola e proseguiamo con la panoramica e la carrellata attraverso i grafici, però ti chiedo magari due cose che ho notato di risponderci su questo. Allora, il dollaro ha perso un po' di valore rispetto alle altre valute, quindi così possiamo andare a vedere anche cosa sta succedendo sull'euro-dollaro, sul dollaro in generale, e poi naturalmente oro e petrolio, che sono sempre sotto osservazione, proprio anche parallelamente al valore che ha il dollaro in questo momento. Sì, perfetto. Guarda, sul dollaro, i tre grafici principali, contro dollaro, dopo vediamo anche l'euro-dollaro, ma vediamo dollaro-yen, dollaro-franco e dollaro contro dollaro canadese. Come vedi, parlano molto chiaro su tutti i grafici. Come vedi, il dollaro-franco ha addirittura anticipato, la tendenza, ribassista che si è sviluppata nella giornata di ieri. Le candele parlano molto chiaro, come vedi, come dire, di una sorta di conferma di inversione di trend. Inversione che peraltro era iniziata a metà di luglio, il 14 di luglio, quando il dollaro contro yen ha fatto un massimo molto importante, poco sopra l'area 139, 139,16, 139,40, dove c'è stata una spike di volatilità. Il giorno dopo ha cominciato immediatamente a ritrarsi, ha fatto una bellissima figura di retest della tendenza, la classica figura che poi sono gli amanti di Wyckoff, no? Delle tecniche di Wyckoff, che dicono che questa figura annuncia poi un ribasso e un trend a ribasso. Trend a ribasso che si è puntualmente verificato con una piccola ritrazione in mezzo, con un minimo che si è sviluppato il 2 di agosto, un rimbalzo e poi ieri di nuovo il segnale di proseguo del trend. Gli amanti di Elliott diranno che questa è un'onda A seguita da un'onda B, a cui deve seguire un'onda C necessariamente con un minimo più basso di quello dell'onda precedente. Quindi stiamo parlando di un minimo che deve andare sotto 130 e 54, probabilmente intorno all'area 129-128, e poi vedremo che cosa succede. Diciamo che poi Ok. sull'euro-dollaro è successo qualcosa di analogo, a rovescio, nel senso che l'euro-dollaro si è apprezzato, ecco, era un pezzo che non lo vedevamo così dinamico, no? È andato a testare una resistenza precedente. Osserva anche qui come l'euro-dollaro è molto tecnico, quindi il supporto precedente del 12 maggio, 13 maggio e 15 giugno ha fatto da resistenza sia all'assalto di ieri, sia all'assalto che farà oggi. Assalto che farà oggi, che appunto è sul livello dove si trova adesso, quindi 10340, 10350, è il punto di resistenza significativa. Osserva che Sì. la linea rossa tracciata qui sopra è la linea degli stop, e ieri sono stati presi un sacco di stop sull'euro dollaro, un sacco di stop di chi era, diciamo, di chi era ribassista sull'euro-dollaro. Parliamo ancora di quello che è avvenuto a fronte della caduta della perdita di valore, perlomeno temporanea, del dollaro. Ovviamente ne ha beneficiato il petrolio, che sta cercando di riprendere fiato. Vedi che diciamo che dall'8 di agosto, dopo aver testato dei minimi importanti, ti ricorderai che sul petrolio avevamo avuto fin dall'inizio dell'estate una visione tendenzialmente ribassista, che è stata pienamente confermata poi dai fatti. Il petrolio ha sfondato quota 90,
sotto quota 90 sta cominciando a riprendersi e ovviamente la perdita di valore del dollaro ha favorito ulteriormente, sia nella giornata di ieri, come sta favorendo adesso nella giornata di oggi, l'apprezzamento del petrolio. Sul petrolio però non siamo granché rialzisti. La linea che vedi qui disegnata in rosso è per noi una linea di resistenza molto importante a 95,10. Osserva come in passato è stata testata più volte, anche con spike di volatilità importanti, e riteniamo che su quello ci sia un livello di resistenza molto molto importante. Quindi il petrolio, a mio avviso, può continuare in una fase di debolezza. L'oro ieri ha fatto una grande spike di volatilità. Cerco di fartela vedere, eccola qua. Qui si Sì, vede bene, perfetto. vedi? Ecco. E una grande spike di volatilità verso l'alto è andato a testare i livelli 1807-1808. Però si è ritratto subito. Osserva come il nostro indicatore di volatilità ha fatto molto brillantemente stamattina, sia ieri che stamattina, da supporto, e il supporto lo ha sentito e da alcune ore l'oro sta ritornando rialzista. Diciamo che la spike è stata immediatamente consecutiva al dato inflattivo e quindi alla perdita di valore del dollaro. Quindi il dollaro perde valore e l'oro si apprezza e questo ci sta. Però, come vedi, continua un oro piuttosto deboluccio, no? Nel senso che dopo la spike, dopo il momento di entusiasmo, si è ritratto. Adesso è in una fase che è ritornata rialzista rispetto ai supporti che sono stati testati nella settimana del 17 luglio, quindi a metà di luglio. C'è una fase di ripresa rialzista. Il nostro sistema dice che la resistenza weekly, la resistenza settimanale, quindi resistenza un po' più di 10 e 50, e questa 1850 sarà dura da rompere come resistenza. Quindi noi abbiamo una visione temporaneamente rialzista sull'oro, ma attenzione perché secondo noi l'oro potrebbe non aver finito la sua discesa. La sua discesa che è iniziata insomma un po' di mesi fa. Siamo in chiusura, Maurizio, però togli pure la condivisione così ci parliamo un secondo vis-à-vis appunto le elezioni di midterm. Ogni tanto questa domanda torna, insomma, quanto potranno andare a incidere sui mercati, sull'andamento degli indici principali azionari americani rispetto a quanto le altre notizie stanno facendo in questo momento? Sai, ieri noi siamo in contatto con l'Istituto Svizzero della Borsa, con molte organizzazioni americane, no? E negli Stati Uniti, dopo il dato sull'inflazione e dopo la ripresa dei mercati, diciamo che c'erano delle battute ironiche sul fatto che evidentemente le elezioni midterm già cominciano a funzionare, no? Ah. Nel senso che, diciamo che non parlavano di dati manipolati perché gli americani non se lo permetterebbero mai di dire una cosa del genere, però dicevano sostanzialmente che evidentemente da come si stanno mettendo le cose, tutto sommato, tutto quello che sta avvenendo è a favore di Biden, se le borse riprendono, se l'economia riprende, se l'inflazione è alle spalle. Ok, Se tutto chiaro. quello che mesi è stata una pausa. Ecco, quindi questo è Sì, c'è un po' il sentiment che si respira, insomma, anche se poi lo abbiamo già detto, insomma, a partire dall'inflazione, dire che l'inflazione è alle spalle, cioè il rialzo di inflazione alle spalle è un po' troppo presto, visto che comunque siamo ancora all'8,5%, non è che siamo scesi assolutamente. ora, al di là del target del 2%, che è abbastanza illusorio in questo momento, però insomma siamo sempre all'8,5%, chiaramente con un segnale distensivo che è arrivato proprio dalla pubblicazione di ieri. Grazie Maurizio Monti per la collaborazione, seguiamo sempre tutte le vostre notizie, i vostri aggiornamenti su Traders Magazine e non solo, e ci sentiamo presto sulle fonti TV, ti ringrazio molto. Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori delle fonti TV.
Grazie mille. E allora, intanto vedo che siete collegati in molti, scriveteci. Tra poco con noi Eugenio Sartorelli, ripartiamo dal dato sull'inflazione, ma insomma faremo un po' di strategia intermarket e cercheremo di capire dove ci stiamo dirigendo. Questa è la premessa di base, poi con tutte le specifiche del caso. A tra poco. Ogni lunedì alle 11.30 non perdete l'appuntamento con Il Fatto di Marcotti. Tutti i più importanti scenari economici e politici con il fondatore di Finanza in Chiaro, Giancarlo Marcotti. Con semplicità, immediatezza, chiarezza e soprattutto senza retorica. Il Fatto di Marcotti, solo sulle fonti TV. Eccoci tornati in diretta sulle fonti TV nella nostra edizione estiva, perché noi ci saremo sempre, io lo dico, sempre con molta convinzione, perché soprattutto in un momento di mercato come questo non potremmo, non dedicare degli spazi in diretta live sulle fonti TV proprio per capire dove ci stiamo dirigendo, a partire, per esempio dalla giornata di oggi, che è il giorno successivo alla pubblicazione del nuovo dato sull'inflazione americana, 8,5%, ancora una percentuale ovviamente elevata, però il ribasso rispetto al 9,1% del dato precedente e soprattutto ancora più bassa, ancora quindi migliore delle attese che erano per l'8,6%. La domanda proprio di base è se l'inflazione ha raggiunto il picco e siamo in fase discendente oppure se è un periodo. Se è diciamo un po' di respiro in questo periodo veramente in cui abbiamo visto l'inflazione continuamente crescere e soprattutto poi non abbiamo ancora parlato nella prima parte di diretta, ma lo faremo sicuramente in questa, come potrà comportarsi in questo senso la Fed? Diminuirà un po' la sua aggressività, se così si può chiamare, perché poi ci sono anche qui diverse considerazioni da fare. Intanto, ieri l'America ha reagito bene, ovviamente, a questo dato sull'inflazione. L'Europa oggi sta performando in positivo, tranne il DAX, che continua a rimanere sotto la linea di parità. Tra le borse europee, quella migliore rimane ancora in questo momento alle 11.10 il FTSE MIB, quindi l'indice italiano. Intanto saluto Eugenio Sartorelli, perché poi do la parola a lui con un po' di strategie e analisi che sicuramente andranno a precisare tutti i vari punti che io ho solo dato e ho messo sul tavolo in ordine sparso. Eugenio, buongiorno.
Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Bentrovato Eugenio. Allora, prima di partire con la condivisione dei grafici e vedere che cosa ci hai portato oggi, ti chiedo come hai accolto questo 8,5% di inflazione con tutti gli aggiornamenti del caso, cioè siamo arrivati al picco, stiamo scendendo oppure no, e soprattutto cosa ti aspetti adesso dalla Banca Centrale Americana? Ma direi che è un dato che cambia poco la sostanza, è che in questo momento c'è euforia sull'America, più correttamente la chiamiamo mini euforia, perché si sfiora, non dico una guerra assolutamente, ma un incidente diplomatico di grosse proporzioni tra Cina e Stati Uniti per la questione del viaggio di Nancy Pelosi e i mercati, qua, il falso elettrico. Poi fa migliore delle attese ai dati della mattina sulla Germania, l'Italia dell'inflazione, assolutamente nelle attese, cioè l'Europa è nelle attese. Aggiungo che il prezzo della produzione, sto parlando di ieri, il prezzo della produzione del Giappone finalmente incomincia a salire ed è intorno al 9%, vabbè, era il precedente al 9,4%, è già salito in realtà, ma è stato sopra le attese. E però basta che l'America faccia meno 0,2% e tutto sale. E io, come la volta scorsa, mi davo gli schiaffoni, me li do anche questa volta. A me sembra che ci sia una miopia generale. Ovviamente è come il mito della caverna, non vi sto a spiegare qual è il mito della caverna, se volete andarvelo a vedere, chi non lo conosce cos'è. Di Platone, Quello di certo, Platone, certo, ma certo. sono io che probabilmente, sono io che vedo la realtà, o sono io che vedo un'illusione ottica, cioè un'ombra proiettata sulla parete? Io penso di essere, mi faccio oggi me la tiro, penso di essere Platone e quindi di non vedere l'ombra, ma di vedere l'origine. Però per il momento tutti vedono l'ombra, e va bene, per me è Sono l'ombra fortunata questa. anch'io che parlo con, che ho il privilegio di parlare con Platone a questo No, punto, però non no, 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 è che sto è, scherzando, eh. Lo sto no, dicendo no, no, scherzando, non voglio assolutamente. è assolutamente adatto questo paragone con appunto il mito della caverna di Platone, ma la miopia, mi ricordo che ne avevamo già parlato anche la settimana scorsa, ricorda cioè perché, cioè su cosa principalmente? Beh, la prima miopia, anzi, mettiamo il condiviso, oggi vediamo anche i dati. Sì, d'accordo. Cominciamo allora con la panoramica con Sì, i che grafici. è meglio così, vediamo con i numeri, no? La prima miopia è, scusa, il dato core è 5,9 contro il 6,1 di attese. Sì, ma l'obiettivo della Fed è 2%. Sto parlando di quella core, quella che guarda la Fed. Cioè, a me fa proprio, faccio la battuta, fa male al core, questa roba qua. Fa male perché ancora un'inflazione alta. Quindi la Fed va avanti, ecco. Va avanti con i rialzi dei tassi. Non la ferma questa cosa qui. Aggiungo, se i mercati finanziari salgono, allora la Fed dice, vabbè, liquidità ce n'è in giro, e allora posso ritirare un po'. Cioè, è esattamente l'opposto che bisognerebbe ragionare. Non compriamo tutti. No, riduci, no? Non dico vendere assolutamente, ma perlomeno ridurre, essere prudente. Perché la Fed aumenta i tassi. Siamo ancora al triplo, 5,9%. È il triplo del 2 che è l'obiettivo. Diciamo pure che accettano un 1% di tolleranza. 3, siamo al doppio del 3. Quindi il prossimo dato sarà esattamente fra un mese, vedremo come sarà. Però per quanto rallenti, potrà essere a 5,5. La Fed aumenta i tassi, non ci sono dubbi, li aumenta e non ci sono segnali veri di rallentamento dell'economia. Se c'è, tra l'altro, c'è liquidità che ritorna sui mercati. E vuol dire che le famiglie ne hanno ancora di liquidità, sto parlando degli Stati Uniti, e allora la Fed può intervenire. Quindi interverrà ovviamente pensando che poi porterà al rallentamento dell'economia e poi interverrà lo Stato per le fasce deboli, ma le fasce medie hanno ancora liquidità da mettere su Wall Street e allora si può fare ancora una stretta. Aggiungo, andiamo a vedere, l'ho fatto già vedere, ma lo faccio vedere, questa è la massa monetaria M2 della Fed, che è solo in leggero, ve lo faccio vedere un anno, è solo in leggero calo. Ma qui la Fed ne ha veramente dei camion di liquidità che può ancora ritirare, camion, e non ha ancora ritirato niente, niente, non ha ritirato niente. Diciamo che l'unica liquidità che è stata ritirata è l'inflazione, ma non lo fa la Fed, lo fa l'inflazione, chiaramente la Fed ne tiene conto, cioè il potere d'acquisto di 100 dollari, se la liquidità rimane 100 miliardi di dollari, il potere d'acquisto è diminuito. Però Certo. la Fed ancora non ha diminuito, non ha ritirato ancora i soldi. Quando lo farà? Ce ne renderemo conto. E qui stanno i gestori a comprare. E stanno a comprare perché
chiaramente un gestore deve cosa fa? Non compra. Cioè, ricordiamoci che i gestori non possono non comprare, perché devono essere investiti mediamente al 90%. Quindi, questa è la struttura generale del mercato. Cioè, loro devono, visto che sto parlando dei fondi normali che possono solo comprare e non possono mettersi short, solo gli hedge fund possono mettersi short, ma deve essere un investitore qualificato, un po' chiunque mettere soldi negli fund, possono solo comprare. Adesso dicono, la Fed si troverà il 21 settembre, tutto sommato, al di là dell'incidentino lì in Cina, in Taiwan, è poco conto, compriamo. E va bene, quando la Fed ritirerà liquidità, vedremo. Forse Ovviamente. tutto il tuo discorso si riassume proprio con la parola che hai utilizzato, incidentino, cioè che è tutto tranne che un incidentino, però viene percepito così, Eugenio? Sì, quello assolutamente viene recepito come poca cosa, ma e sono d'accordo perché la Cina non è pronta per fare l'invasione di Taiwan. Lo farà, diciamo, esattamente un anno fa, quando c'erano le manovre della Cina continuate. L'ha detto il ministro della difesa di Taiwan, ha detto i piani sono per il 2025, ha detto il ministro della difesa di Taiwan, non uno chiunque. La Cina ci invade per il 2025. Questo ha detto. E quelli dei servizi segreti americani o comunque quelli del Ministero degli Esteri non hanno detto niente o più o meno hanno annuito per dire sì, probabilmente anche noi abbiamo queste informazioni. Quindi mancano ancora 3 anni. Però succederà. Succederà. Quindi prepariamoci a qualcosa di molto peggiore della questione ucraina, ma molto Ok, peggiore. certo. Fortunatamente per gli europei stavolta è distante, ma purtroppo. Non credo che useranno cose nucleari, però ecco, chiaramente se poi si Sì, usa una però cosa insomma, nucleare, la bisogna. distanza è uguale per tutti. Esatto, bisogna rimanere un po' sul chi va là, insomma, questo è un po' il No, là senso del assolutamente, però non è il discorso. momento, non è il Ok. momento. E quindi in questo momento qualsiasi notizia, se è positiva, è stata positiva come quella di ieri. Se è negativa come l'altra, come quella di Taiwan, non è negativa, va bene. Io sono controcorrente e mi sto mettendo short sui principali mercati, non pesantemente. Per chi conosce le opzioni, sta facendo dei vertical spread. Però io credo che i conti torneranno in quella direzione, cioè sul fatto che questo grafico comincerà a scendere, la liquidità comincerà a diminuire, e le famiglie americane dovranno utilizzare soldi sempre di più per la vita reale e meno per la finanza, e ci sarà un'ulteriore discesa nel mercato americano. Niente di epocale, assolutamente, ma un'ulteriore discesa. Credo che il momento attuale, poi andiamo sul grafico, al momento il rimbalzo, il recupero attuale sia per quanto sopra le attese, perché io mai mi sarei aspettato, ma veramente i miei modelli, io do i modelli statistici, che sono modelli ciclici, mai mi sarei aspettato che si potesse tornare sopra 4.200 quest'estate, assolutamente. E invece ci siamo tornati. Sarà molto importante, segnatelo, molto importante che si chiuda la settimana sopra 4.200. Ieri si è chiuso sopra 4.200, oggi è giovedì, domani è venerdì, segnatelo. Se domani si chiude sopra 4.200, allora è un segnale long di una certa consistenza. Se si chiude sotto 4.200, allora un pochettino si va verso le mie ragioni, cioè è solo questione di tempo che possa esserci una correzione. E vi faccio vedere un dato, i dati più sottili che mi portano in quella direzione. E c'è un dato che è la VVIX. La VVIX che è la volatilità della volatilità, cioè è la volatilità de delle opzioni sul VIX. Questa sta crescendo, è incredibile. Era scesa in maniera eccezionale dall'inizio 2022. Vuol dire che i gestori, gli hedge fund, insomma, gli operatori più professionali sul mercato americano non avevano paura che la volatilità si impennasse. Guardate sull'ultima fase rialzista del mercato. Questo dato è aumentato. Ve lo faccio vedere così capite meglio in confronto col VIX. Questo è il VIX che è giustamente sceso, addirittura ieri è sceso sotto 20, incredibile, era tantissimo che non scendeva sotto 20. Però, malgrado il VIX, cioè il dato sulla volatilità con i suoi future, che vengono utilizzati da molti gestori per coprire, scendeva, il dato delle opzioni, queste sono le opzioni su questo indice, saliva. Cioè, ve lo dico in altri termini, gli operatori più professionali sul mercato americano hanno paura che da un momento all'altro ci si svegli da questo sogno. E quindi si vanno a coprire del rischio di aumento improvviso della volatilità. Ed ecco che la VVIX sale. Non pensano che domani possa succedere questo,
ma possa succedere in maniera improvvisa. E allora vanno a coprirsi. Ed erano mesi che non facevano questo. Scusate, 2 mesi. È giugno, l'ultima volta era stata a metà giugno. Da metà giugno in poi, più o meno, si era saliti con queste coperture. Ma adesso è in controtendenza questa salita. Quindi, evidentemente, anche negli Stati Uniti c'è qualche Eugenio Santorelli che pensa che questa cosa sia un po' un sogno, che sia un mito della caverna. Poi, per il Vabbè, momento, esatto, abbiamo dicono poco. che ciascuno di noi abbia dei cloni, Sì, non beh, so, non mi ricordo sicuramente. quanti in tutto il mondo, 5-6, 6, sì, 5, 6, 7, non 5-6. ricordo, insomma. Quindi Sono sicuramente avremo migliaia, anche penso. un Eugenio Sartorelli in altre parti del mondo, insomma, ma adesso al di là delle battute, ecco, quindi insomma è difficile, mi pare di capire, come dici tu, stabilire la tempistica, no, di un aumento di volatilità, ma questo potrebbe essere improvviso ed è quello che sta Sì. Gli mettendo in guardia gli operatori, insomma, questo è un po' il operatori senso. più attenti, sì, e aggiungo, c'è un altro indicatore che però è meno chiaro, che è lo skew, che ogni tanto vi faccio vedere. Lo skew è legato al differenziale di volatilità, ma diciamo che è legato alle coperture. Ecco, questo sta salendo da circa il 21 luglio. In realtà, se aumentano le coperture è anche legato al fatto che aumentano l'esposizione sui titoli, quindi non è veramente un segnale contrario a questo, soprattutto in questa fase iniziale, cioè dell'ultima fase rialzista che è iniziata da metà luglio, perché se andiamo a vedere l'Europa è da metà luglio, non da giugno, come vedete tutti, è probabilmente legato a un aumento di coperture perché aumenta l'esposizione in titoli azionari. Se però continuerà sopra i livelli attuali e continuerà a salire, allora darà ragione al grafico della BX. Cioè il fatto che c'è paura, cioè io sì compro titoli, e però ho paura che da questo sogno, cioè dal fatto che la Fed prima o poi si risveglia e veramente toglie liquidità, e allora saranno dolori, perché veramente bisognerà fare selezione, perché ricordiamoci che ieri tra l'altro è salito tutto, saliva l'oro, saliva il T-note, a parte l'euro-dollaro che comunque è uno spread, quindi quello se uno sale l'altro scende. Dollaro ha perso un po' di Sì, terreno il ma in dollaro. maniera irrazionale, ma veramente irrazionale. Irrazionale. Poi vorrei capire se la Fed non taglia i tassi, scusate, non aumenta i tassi, ma perché deve salire l'euro stocks? Quando l'inflazione, abbiamo detto sulla Germania e l'Italia, è rimasta costante. Cioè, veramente una cosa che faccio fatica a capire. Cioè, eventualmente uno va a fare uno spread, no? Anche l'Italia che sale, faccio veramente fatica a capirlo per la situazione attuale dell'Italia, perché so come ragionano in Japan. L'Italia sta tornando sui massimi precedenti. Un hedge fund ragiona in questo modo, va hedge, va a fare uno spread, cioè va a comprare l'indice più forte, l'S&P o il Nasdaq, e va a vendere quello più potenzialmente più debole, cioè il FIB. Perché il più potenzialmente più debole? È caduto un governo, non sappiamo chi vincerà le prossime elezioni, e invece no, non c'è neanche questo, perché se facessero questa operazione, cioè viene comprato tutto, anche l'Italia, su cui bisognerebbe essere più prudenti, e anche questo mi lascia veramente molto stupito. Sono veramente stupito da tutta questa forza rialzista generalizzata. Ecco perché nei miei report che scrivo per i miei abbonati l'ho chiamata, già da più di una settimana, mini euforia. Questa ha tutte le caratteristiche per essere una mini euforia. Ma mini euforia, nel senso, dando una spiegazione a quello che stiamo vedendo, però l'euforia è, insomma, mi pare di capire che in questo momento, seppur apparente, seppur limitata, seppur, come dire, magari limitata appunto nel tempo, esiste. Cioè, quindi mini euforia è quello che ti senti giustamente di dire tu rispetto agli indicatori che invece danno e prospettano una situazione diversa rispetto alle reazioni del momento, giusto? Sì, ci sono alcuni indicatori di sentiment che sono diversi, ma se uno guarda il grafico, cioè se guarda il grafico del FIB che è in rialzo da metà giugno, da metà luglio, il grafico dell'S&P e del Nasdaq che è in rialzo da metà giugno, il recupero è evidente. Altro indicatore di sentiment che non sono questi, perché ricordiamoci che una tendenza è un indicatore di sentiment, l'analisi tecnica è un'analisi di sentiment, ma altri indicatori più corretti di sentiment non sono così positivi come i grafici prezzi, tempi e volumi. Non sono affatto così positivi. Non dico che siano negativi, ma sono molto dubbiosi. Anzi, ve ne faccio vedere uno che non Ok. capirà niente nessuno, ma lo faccio vedere Vabbè, ce lo spieghi tu, insomma, lo stesso. È difficile dove non questo, c'è. è veramente difficilissimo. Andate a Vediamo. vedere, questo è uno strumento, lo posterò poi per il mio sito, finito questa diretta, che si chiama Piano di Chauvenet.
È una cosa che non trovate in letteratura, trovate qualcosa online, e adesso non mi ricordo chi l'ha diffusa in Italia, chiedo scusa a chi non me lo ricordo il nome, diciamo che c'è con una persona che l'ha diffusa, un matematico, poi io gli sono andato a ruota. Però la faccio vedere poche volte perché è complicatissima. Sostanzialmente è legato alla deviazione standard e alla distanza dei prezzi rispetto alla media mobile a 200 periodi, che è la media mobile classica. Ecco, vi dico solo il risultato finale, così ci capiamo. Il risultato finale è: qui non c'è il tempo, perché i dati sono dati da questo sigma e questo delta. Ogni dato puntuale rappresenta un momento del mercato. L'ultimo momento sull'S&P 500 è questo, è il 10 agosto. Bene. Vedete che siamo nella parte sinistra, che si chiama parte negativa, e questo non è ancora, quindi parte negativa, dice già, negativa vuol dire che non è ancora positiva. E non solo, siamo anche su livelli molto elevati. Ebbene, statistiche alla mano, i rialzi più interessanti sono quelli che partono dalla parte bassa, negativa, vanno verso la parte positiva e poi seguono una traiettoria rialzista secondo questa diagonale. Come vedete, noi siamo ancora nella parte negativa e siamo nella parte alta. Questo è un altro strumento di sentiment molto sofisticato matematicamente, che chiedo scusa, non riesco a spiegare perché ci vorrebbe almeno mezz'ora e magari allo stesso tutti non mi seguirebbero, perché ci sono strumenti statistici più sofisticati, ma anche lui mi dice che questa situazione non ha le caratteristiche di un recupero con le spalle larghe. Non le ha. Questo non vuol dire che non possa proseguire, assolutamente. Vuol dire che statistiche alla mano. I recuperi hanno altre caratteristiche rispetto a quelli attuali, le hanno ben differenti, molto differenti. E questo piano di Chauvenet, che ripeto, è un modo molto originale di guardare i grafici in maniera atemporale, mi conferma questa lettura, me la conferma in maniera molto netta. Però, ripeto, è statistica. Statistica vuol dire che nella maggioranza dei casi è come dico io, c'è questo rialzo. Non ha le spalle larghe, ma essendo statistica, io non so se avrà ragione questa volta. Io so che 8 volte ha ragione, ma non so le 2 volte in cui non ho ragione. Potrebbe essere questa, No, ovviamente, cioè le due o tre certo. volte in cui non ha ragione questa statistica, proprio per la Guarda, definizione di statistica. ok, sì, effettivamente ci vorrebbe mezz'ora, ma io mi riprometto di No, andare. No, 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 ma annoierei tutti, guarda, ma annoierei tutti, è fatemi molto dire. interessante. No, beh, quello non lo, no, su quello non ci giurerei, però andrò a leggermi bene questo piano di Chauvenet Sì, che hai provi. descritto, e anche, esatto, e anche i Prova. nostri amici possono farlo sicuramente. Sì. Poi comunque hai detto che lo pubblicherai, no? Sul tuo sito dopo la diretta, così Sì, che pubblico si proprio possa i leggere risultati, proprio i i risultati, sì, risultati. esatto. Sì. Ok, Eugenio. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Quali altri focus vuoi accendere? Quali altri indicatori vuoi, insomma, mettere in primo piano in queste ore sui mercati? Intanto fare vedere il CRB index che è Sì? in fase di congestione. E non va da nessuna parte. Questo ricordiamoci che potrebbe essere una conferma del rallentamento economico generale. È ancora poco, ci vogliono ben più se ci vogliono settimane perché vada in congestione di due ascende. Però ecco, sicuramente sembra che ci vada in quella direzione. Magari un'altra volta vi faccio vedere le fasi cicliche di Pring, che sono legate soprattutto ai prezzi delle commodities e ai rendimenti antinote. E per Pring, ve lo dico già, poi lo vedremo in un'altra puntata, e per Pring siamo proprio nella fase di rallentamento economico. E uno dei dati principali è proprio questo, delle commodities che stanno frenando. Quindi questo è un grafico molto importante per capire come siamo dal punto di vista. Cioè siamo nella fase iniziale di una frenata economica generale, ma soprattutto negli Stati Uniti, che ancora però si vede poco perché la disoccupazione non c'è, l'inflazione addirittura è stata sotto le attese, e quindi insomma ci sono segnali molto, molto discordanti. Un altro grafico che avevo preparato, al di là del Bitcoin che volevo farvi poi vedere alla fine. Sì, Non me ne vado via senza certo. aver fatto E no, vedere no, no, ma lo Bitcoin, so, ma infatti ovviamente. lo so, io stoppo tutto pur di dare la parola a Eugenio Sartorelli sul Bitcoin, quindi vai sereno, lo vediamo proprio in ultima battuta. Altro grafico dicevi che Questo, avevi che, quello del preparato? rendimento, il rendimento è il T-note, perché è un altro grafico fondamentale sui dati giornalieri per capire come siamo all'interno del ciclo economico. Ecco, questo è un po' contrastante, perché è a ribasso sostanzialmente da quando il mercato azionario è a rialzo. E questo è veramente strano, è strano perché
i tassi americani sono al 2,5 e la Fed, lo ripeto, il 21 settembre alza ancora, alza, ma minimo 0,5, se non tre quarti. E qui quindi stiamo sotto quello che la Fed farà, cioè il 3%. Quindi questo mi sembra un valore ancora contrastante. Io credo che sia più probabile che possa salire, cioè possa più andare verso l'inflazione, quindi verso i tassi in aumento che farà la Fed. Quindi questo è un altro grafico molto importante da monitorare a livello Ok. intermarket, cioè CRB index da una parte e il rendimento del titolo dall'altra. Questi sono due grafici, secondo me, fondamentali per capire a che punto siamo del ciclo economico. Ottimo. Bitcoin allora a questo punto, Allora ci Eugenio. va, andiamo sul Bitcoin perché credo che siamo sui tempi alla Sì, beh, ci fine. prendiamo ancora, non ti preoccupare, andiamo a vederlo. Ecco. Come ti ho detto, io blocco tutto pur di vedere i tuoi grafici sul Bitcoin, quindi vediamo subito. No, vediamo prima di tutto la correlazione. La correlazione rimane elevata, questa è una correlazione a 26 settimane, quindi sono 6 mesi, rimane elevata tra Bitcoin, linea verde e S&P, linea rossa. Il Bitcoin, come sempre, se aumenta la fase, migliora la fase riscon, il Bitcoin, vedete, è sopra 24.000. Per me rimane potenzialmente, lo dico dal punto di vista ciclico, a me manca una fase correttiva, per almeno andare a testare area 20.000, poi ha raggiunto 20.000, ovviamente potrebbe essere anche 21.000, però mi manca una fase correttiva, una fase di scarico del Bitcoin e Ethereum, per poi fare finalmente una fase di carico che coinciderebbe, una fase di carico che coinciderebbe con l'inizio di settembre, fine agosto, inizio settembre, fase di carico in attesa del famoso 19 di settembre di Ethereum, che speriamo vada bene perché potrebbe essere finalmente una decorrelazione tra il mercato delle cripto, Bitcoin e Ethereum in particolare, e il Certo. mercato dell'S&P 500 del Nasdaq. Però ripeto, a me manca uno scarico sul Bitcoin, manca uno scarico su tutti i principali mercati azionari, anche su Nasdaq, su Ok. S&P, cioè, e vi dico, lo dico senza diventando un po' rosso in faccia, perché vi dico che la data sui miei grafici ciclici era proprio il 10 di agosto. Invece il 10 di agosto ha fatto un impulso rialzista ulteriore. Ecco, c'è da dirvi che anche i miei modelli assolutamente sono fallibili perché dava il 10, ma comunque rimangono su tutti i mercati, compreso le criptovalute, manca una fase correttiva. Vabbè, Per certo. da Beh, poi, adesso in poi, dalla settimana prossima in poi, ma certo. manca proprio una fase di scarico. Le fasi correttive sui mercati ci sono, come giustamente si possono correggere anche le analisi, perché nulla è infallibile, lo hai detto anche tu, quindi Assolutamente. non abbiamo visto il tuo rossore perché c'era il grafico, adesso invece toglilo così Ah, vediamo giusto. se è rimasto qualcosa, ma insomma, Vediamo. esatto. Grazie Eugenio Sartorelli, intanto comincio a ringraziare Eugenio che è sempre con noi e che ci dà una mano appunto a capire o a ritrattare su ciò che accade sui mercati. Non A riesco a togliere il presto. grafico, vi chiedo scusa. Non riesci a togliere, non ci vuoi far vedere quanto sei arrossito, capito, capito. Esatto. Vabbè, lo faremo in altro modo. Allora, seguite Ecco, ce l'ho Eugenio fatta. sui suoi canali, ecco, vediamolo allora, a breve ti vediamo. Credo, però vabbè, comunque insomma, intanto io ricordo ai nostri amici di seguire Eugenio sui suoi canali e noi ci sentiamo presto su Le Fonti TV. Ecco, no, sei tornato di un colore normale, dai, vedi? Però prima un Insomma. po' ero rossito. Va bene, va bene. Eugenio, sei sempre ottimo, ti ringrazio per l'aiuto e buona giornata. Insomma, quindi lezione di oggi, il piano di Chauvenet che andiamo tutti a studiarci appena insomma, terminerà anche questa diretta. Buona giornata. E Buongiorno a tutti, grazie Emanuele. allora, come vedete, insomma, cerchiamo sempre, al di là delle analisi tecniche, grafiche, fondamentali, di dare anche input per approfondire la conoscenza sulla finanza a 360 gradi. Questo è un nostro obiettivo, lo sapete, il mio personale, insomma, obiettivo, quindi speriamo di essere sempre utili. Tra poco, dopo la pubblicità, parleremo ancora di inflazione, ma non da un punto di vista più prettamente finanziario, ma da un punto di vista di street economy, dell'economia di tutti i giorni. Sappiamo molto bene come il carrello della spesa pesi sempre di più e allora vediamo qual è l'allarme del momento che arriva soprattutto da alcune associazioni di consumatori. A tra poco.
Parliamo di inflazione, di caro prezzi, un tema che non rappresenta certo una novità perché lo sappiamo e soprattutto, a parte saperlo nella teoria, lo vediamo ogni giorno nella quotidianità, nella pratica. Ci sono vari elementi che hanno contribuito a un rialzo dei prezzi generalizzato, appunto la cosiddetta inflazione a partire prima da una ripresa post-Covid, la ripresa delle attività che hanno riportato questo disequilibrio tra domanda e offerta. Poi la guerra, il conflitto in Ucraina con tutte le costanti e le variabili del caso e poi si è aggiunto un terzo tipo di inflazione, per così dire, che è causata dalla siccità, da questo periodo di caldo prolungato combinato con una mancanza di pioggia che quindi porta a un mix esplosivo e di conseguenza è stato penalizzato molto il comparto, il settore agricolo con raccolti che sono andati letteralmente buttati. Poi ricorderemo qualche percentuale, daremo qualche numero per far capire come il comparto agricolo sia stato fortemente penalizzato con una su 10, e secondo me potrebbe essere ancora una stima troppo ottimistica, aziende che chiudono, una anzi che chiude, e le altre che sono obbligate a un rincaro dei prezzi proprio per i costi di produzione che aumentano e anche la minore disponibilità di prodotti, insomma, e quindi ancora una volta questo disequilibrio tra domanda e offerta. Daremo altri numeri, come detto, ma cercheremo di capire anche che cosa si sta chiedendo per aiutare i consumatori in questo momento sicuramente complicato e che sicuramente avrà una coda anche importante e negativa. Saluto Marco Donzelli, Codacons, che è con noi oggi. Marco, buongiorno, ben Buongiorno. trovato. Buongiorno. Intanto, guarda, ti do subito la parola, ma ricordo che per quanto riguarda il settore agricolo, appunto, questo periodo prolungato di siccità costerà 6 miliardi, secondo le stime di Coldiretti, sono solo stime provvisorie, e parliamo di una penalità del 10% per quanto riguarda il PIL agricolo. Allora, Marco, poi andremo nel dettaglio di altre stime, però, insomma, la situazione sembra molto preoccupante. Di quanto si parla di penalità a famiglia, di prezzi, insomma, di costi maggiori, maggiorati per le famiglie italiane in questo momento? Siamo in una vera e propria emergenza nazionale e si calcola che una famiglia media abbia un costo annuale maggiore intorno ai 2.400 e una famiglia con due figli addirittura 3.100 euro in più ogni anno. Questi ovviamente sono dei conti che dobbiamo tenere bene in considerazione perché chi ha un reddito fisso e non ha margini all'interno del budget familiare, un aumento di queste proporzioni con la ricaduta dell'inflazione, perché quando parliamo di inflazione non parliamo di qualcosa di vago o di economistico, stiamo parlando di come aumenteranno i prezzi e di conseguenza il potere d'acquisto attraverso il nostro salario sarà condizionato. Quindi è chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo lo Stato non può assistere passivamente, deve intervenire in quella che è la logica dell'aumento dei prezzi con delle forme di intervento statali come sono ad esempio la detassazione su determinati beni come quelli di prima necessità, ma tra quelli di prima necessità dobbiamo necessariamente mettere anche risparmio energetico, il costo energetico. Bisogna fare in modo che vi sia l'eliminazione dell'IVA, ci sia un più robusto contenimento di quello che è il versamento delle tasse all'erario per far sì che in questo periodo il budget, la capacità di spesa delle famiglie non possa essere compromesso. Uno Stato che vive, non come noi, 100 anni, se va bene, ma vive millenni, ha la Certo. possibilità di pianificare economisticamente tutto un percorso legato alle emergenze. Per cui non bisogna avere paura in questa fase di aiutare le famiglie e coloro che sono più fragili dal punto di vista della spesa. Perché tagliare delle spese poi significa tagliare delle spese che non sono in realtà più superflue,
perché quelle superflue sono già state tagliate, ma come la diagnostica, le spese per il figlio che deve andare dal dentista, fare un accertamento sanitario. Abbiamo visto durante il Covid come spesso queste malattie, al di là del Covid, possano essere, se trascurate, qualcosa di estremamente serio. Per cui bisogna in questo momento, in questa situazione di emergenza nazionale, immaginare che, come all'interno di una famiglia, bisogna risparmiare, ottimizzare le risorse, ma bisogna anche, se del caso la famiglia non ha risorse, procedere a delle forme benevole di indebitamento. E quindi lo Stato deve procedere, come se fosse una famiglia, ad un processo di riduzione delle tasse, dell'IVA sulla spesa dei beni di prima necessità, in modo da alleviare quella situazione che le famiglie o le persone anziane con delle pensioni basse sono in grado di sopportare. Cioè, quando si parla di pensioni basse, si parla di anziani che normalmente vanno a fare la spesa e non hanno risorse e continuano a ridurre la loro capacità di acquisto, il tipo di generi che vengono acquistate e che si riducono, ma non sto parlando così per suggestionare, riducono la loro spesa a il latte e il pane per sfamarsi. E quindi queste cose sono reali, noi le conosciamo perché ci vengono dette. E quindi anche il sistema politico deve adottare delle misure. Certo. E adesso arriviamo proprio alle vostre richieste o comunque anche alle perplessità che tutti noi possiamo avere, no, rispetto alla non azione da parte, della politica. Intanto, appunto, qualche percentuale che volevo dare, che sono poi le questioni che stavi già mettendo tu sul tavolo, Marco, riguardano proprio quello che è accaduto, nel settore agricolo, che poi si traduce in rincaro dei prezzi nei beni di prima necessità. Intanto, in un anno abbiamo avuto un rincaro del genere alimentare del 15%, cioè insomma non è che parliamo di cifre proprio basse, che poi diventano il costo di cui hai parlato tu. I raccolti rovinati a causa della siccità e del caldo, parliamo del meno 30% di frumento duro che serve proprio per pasta e riso, ad esempio, quindi automaticamente il prezzo rincara. Meno 20% per quanto riguarda il frumento morbido, parliamo di pane, quello che serve per fare il pane, quindi il pane aumenta di conseguenza, meno 20% di latte, perché a soffrire sono anche gli animali che sono più assetati, producono meno latte, quindi di conseguenza ne abbiamo meno a disposizione, meno 15% più o meno della frutta che è letteralmente ustionata, pensate quanta frutta si deve buttare via. La regola è di base è questa: se io produco dei vendo dei, cioè, produco dei pomodori, ne ho 20. E me ne vengono chiesti 20, il prezzo sarà di un certo tipo. Se me ne vengono richiesti 20 ma meno 10, automaticamente rincaro il prezzo del mio pomodoro, quindi automaticamente il prezzo finale sarà più alto. Ecco, Marco, il discorso è proprio questo, che si rischia un collasso da un punto di vista di acquisto di beni di prima necessità. La politica, arriviamo qui dopo aver dato queste stime, queste cifre. Se noi cerchiamo banalmente, ti do proprio un assist semplice, semplice, se noi cerchiamo appunto aiuti da parte del governo, eccetera, o meglio, scusa, il contrario, se noi cerchiamo di trovare qualche informazione su chi aiuta le persone proprio sul fronte dei beni di prima necessità, scopriamo che a fare questo lavoro sono, non so, associazioni, enti che lo fanno come, diciamo, come volontariato. Perché però il governo non si attiva o non si è già attivato per dare una mano alle famiglie da questo punto di vista? Ci sono solo bonus, solo aiuti provvisori. Insomma, invece bisogna agire in modo strutturale su questo, soprattutto nei periodi di emergenza. Ma io credo che ci sia una certa lontananza tra l'economia reale e l'economia strategica del governo, anche perché a mio avviso coloro di cui si avvalgono nei tavoli governativi per la predisposizione dei correttivi economici non hanno una percezione reale. Un fatto estremamente grave è che, ad esempio, le associazioni di consumatori che sono sul territorio coloro che subito hanno il polso della situazione
sempre tardivamente vengono consultate per avere una percezione di quello che accade. La grande percezione è il sistema politico l'ha attraverso il grande lavoro che fanno i giornalisti, ma anche le organizzazioni di volontariato come il Codacons, associazioni di consumatori, hanno un canale diretto su quelle che sono, anche dal punto di vista scientifico, i correttivi che si devono mettere in atto per far sì che situazioni diseconomiche vadano a colpire così gravemente le famiglie. Prendiamoci conto, se una famiglia ha un aumento di 3.100 euro all'anno della propria spesa rispetto a un budget che già abbiamo visto è estremamente ridotto, perché gli Certo. stipendi del Bravo settore. Marco, perché poi il potere d'acquisto è in calo e pure i salari, perché non solo non aumentano i nostri stipendi, ma nella maggior parte dei casi spesso abbiamo proprio una diminuzione continua proprio a causa delle difficoltà che hanno le imprese. Prego. No, niente, rispetto a questa situazione andrebbe fatta una riflessione che non è che necessiti di grandi evoluzioni dal punto di vista intellettuale, cioè è chiaro che lo Stato debba intervenire. Noi continuiamo a dire che i correttivi posti in essere dal governo non sono sufficienti, anche nell'ambito di quella che è la strategia internazionale, che è, a nostro avviso, incredibilmente dannosa per i cittadini e non per gli speculatori. Non si può ammettere che il costo dell'energia, non essendo ridotto il consumo e neanche l'approvvigionamento del gas, possa subire delle strutture di compensazione e di speculazione come quelle che noi vediamo. Ancora prima dello scoppio del conflitto, assistevamo a un aumento del costo dell'energia. Ma possibile che non si possa, in un ambito internazionale, individuare o attraverso una protesta gravissima da parte dello Stato italiano, chiedere immediatamente, ma non blandamente, e al punto anche di ricattare attraverso mancato gettito da parte dell'Italia in favore dell'Unione Europea di determinate risorse per riavvantaggiarsi sul piano della speculazione che abbiamo subito Eh nell'ambito certo, energetico. perché poi c'è anche quell'ambito lì. Senti Marco, noi abbiamo già parlato ovviamente del caro bollette, adesso poi parliamo anche del caro estate, perché per non farci mancare niente tutto costa molto di più, ma insomma è abbastanza ovvio. Ma gli interventi che il governo ha fatto sul discorso bollette, luce, gas, cioè con il decreto bollette, ritenete ancora siano insufficienti? Sì, riteniamo che siano insufficienti perché non vanno a colmare la situazione di deficit all'interno delle famiglie che persiste, cioè non, dal punto di vista della fornitura e del costo del carburante abbiamo visto che ci sono degli aumenti che sono ancora cospicui e quando si aumenta il carburante per la benzina delle auto si va a incrinare la capacità produttiva di una nazione. Perché i costi poi aumentano per la produzione, se i costi aumentano della produzione è chiaro che noi non riusciamo più a vendere all'esterno, all'estero, a prezzi competitivi, veniamo disossati da un sistema come quello cinese in cui non ci sono garanzie per il lavoratore, non ci sono garanzie per l'ambiente, vengono prodotti beni senza nessuna forma di controllo e vanno a competere con i beni e i servizi che vengono erogati in Italia, dove il lavoratore è garantito, l'ecologia è rispettata e le vacanze, magari, anche se Ecco. ricordo, i lavoratori le vanno a fare. Ora, un criterio di perequazione in un mondo, al di là della politica, dal punto di vista etico, no? Sarebbe la prima cosa che ci verrebbe da sottolineare, così come ottimizzare le risorse sul pianeta. Ora, noi consumatori cosa abbiamo
da fare Intanto di Marco, più perdonami, visto che è rispetto. apparso anche il nostro titolo, estate 2022 è la più cara degli ultimi 50 anni, poi ripartiamo da qui anche parlando di quelli che possono essere gli atteggiamenti nostri di tutti i consumatori proprio per cercare di parare un po' i colpi. A quanto pare, secondo le vostre stime, quest'estate sarà la più cara degli ultimi 50 anni addirittura, perché parliamo di aumenti della benzina, pernottamenti, ovviamente a prezzi da capogiro, perché poi tutti sono, tra virgolette, costretti ad aumentare i prezzi e poi c'è anche la speculazione di cui parlavamo poco fa, l'aumento del costo della vita in generale, insomma, addirittura parliamo di un costo che ci riporta, cioè così elevato, ci riporta a 50 anni fa, è corretto? Ma sì, perché poi per quanto l'Istat abbia in parte adeguato il paniere degli elementi su cui vengono valutati i costi e gli indici di inflazione, cioè, noi sappiamo benissimo che l'inflazione reale è ben diversa da quella statistica che ci propone l'Istat e quindi, siccome l'inflazione è molto più ampia, siamo costretti a ridurre la nostra spesa, ma riducendo la nostra spesa, purtroppo va a pagarne il dazio, chi eroga i servizi e chi produce beni. E se vengono erogati meno servizi e prodotti meno beni, i datori di lavoro dovranno ridurre il personale di cui farsi valere e di conseguenza diminuiranno ancora di più i budget volti alla spesa e quindi sarà un costante arretramento di tutto che in qualche modo lo Stato liberale deve in qualche modo condurre, correggere attraverso quella mano invisibile che gli studiosi di economia hanno sempre detto essere fondamentale nell'ambito economico, e strategico di un paese. Lo Stato non può assistere, deve intervenire. Lo Stato dura più, del tempo della nostra vita, ha la possibilità nei periodi di difficoltà di mettere a disposizione delle risorse, nei periodi di boom economico di farsi restituire queste maggiori risorse che lo Stato riesce e la collettività riesce a produrre, ma in questo momento bisogna aiutare, sostenere la spesa per l'economia, sostenere le famiglie perché possano avere le risorse sufficienti per arrivare alla fine del mese, fino al momento in cui il ciclo economico terminerà e si avrà una situazione di maggior libertà, di maggior spensieratezza e lo Stato potrà arretrare rispetto a quelle posizioni di tassazione e di controllo di quello che sono i costi economici. Gli imprenditori di base cosa devono fare? Devono rendere attiva la loro attività, ma non seguono un percorso economico a favore di tutti. Gli imprenditori guardano a sé e ai propri lavoratori. Non è che pensano alla spesa pubblica, pensano alla capacità di spesa. Loro agiscono sulla base di quali sono i criteri di un Certo. imprenditore. Uno Stato non può stare lì a guardare che degli imprenditori, delle società, delle multinazionali speculino sul costo del gas quando il gas viene erogato nella stessa misura di 6 mesi fa. Bisogna intervenire e per questo ci sono i sistemi internazionali, i modelli economici, le leggi internazionali che ci consentono di non arricchire solo una parte a scapito dei più fragili, ma di ripartire onestamente e correttamente la ricchezza del pianeta. Certo, ecco, un ultimo accenno voglio fare con te anche sul discorso dei carburanti. Anche qui nessuna sorpresa, ma scopriamo che l'ultimo anno è stato un vero e proprio salasso per il costo dei carburanti, e visto che in questo momento, insomma, ci stiamo spostando molto, c'è da dire che i prezzi del petrolio stanno calando, però non si vede la stessa discesa poi nella pratica, no? Quando andiamo a fare benzina, sì, possiamo vedere qualche calo, ma insomma non in modo così importante come forse avremmo potuto immaginare. Perché, Marco? Le innumerevoli segnalazioni fatte al Ministero dell'Economia, all'Antitrust, su questo punto, dopo che abbiamo cercato di studiare e di interpretare i modelli attraverso quali
viene determinato il costo della benzina, non hanno portato tutte le nostre segnalazioni esposte del Codacons a nulla che potesse in qualche modo riuscire a farci capire come sia possibile che il costo al barile sia di 100, dopo la raffinazione passano 4-5 mesi e il costo della benzina alla pompa non risente delle diminuzioni come risente degli aumenti del costo al barile immediatamente. Allora, di fronte a una situazione di questo tipo, noi ci arrendiamo e diciamo ai consumatori: abbiamo provato a chiedere allo Stato come si determina il prezzo della benzina, quali sono i criteri dal greggio, dal barile alla pompa di benzina, ma non ci siamo riusciti. L'unica cosa che potete fare voi è cercare di utilizzare il meno possibile l'auto, alleviare il peso del piede sull'acceleratore quando si è in autostrada, cercare di ottimizzare le nostre risorse domestiche nell'uso del condizionatore, della luce e cercare di risparmiare il più possibile. Questo è lo strumento che noi consumatori abbiamo ad oggi in questo sistema italiano che non funziona, che il sistema italiano evidenzia delle anomalie di funzionamento e di ottimizzazione delle risorse che sono incredibili, perché se uno Stato non riesce neanche a capire come mai il prezzo della benzina aumenta così repentinamente nel momento in cui il barile aumenta, Certo. cioè, c'è Sì, che qualcosa. quello che è accaduto, che quello che è accaduto da quando appunto il prezzo del petrolio era balzato, era salito alle stelle con l'inizio del conflitto in Ucraina, abbiamo subito visto un aumento dei prezzi quando siamo andati a fare benzina e da lì non siamo più scesi, nel senso che poi insomma parliamo veramente di bricioline che non sono quelle che ci aspettiamo. Beh, allora, tra virgolette, brutto sentire che vi arrendete, ma lo capisco, Marco, perché chiaramente se vengono fatte segnalazioni a cui non c'è, a cui non viene data risposta, a un certo punto bisogna fare un po' di necessità virtù. Tu hai dato anche delle regole d'oro che valgono in qualsiasi momento, a prescindere dal prezzo della benzina, perché insomma, se possiamo mettere in atto anche degli atteggiamenti, dei comportamenti virtuosi che possono farci risparmiare ulteriormente, è sempre ben accetto, sperando che prima o poi insomma, qualcuno si svegli dall'alto, perché insomma, non possiamo sempre confidare nel nostro buon atteggiamento, che comunque va messo in atto, in atto, appunto, scusate la ripetizione, però insomma, non basta solo quello. Sì, insomma, il risveglio non è che deve partire dall'alto, probabilmente il risveglio deve partire da noi che andiamo a bussare le porte e ci facciamo sentire a tutti i livelli, in modo che chi poi deve dare delle risposte, ad esempio sul funzionamento della giustizia, che in Italia è drammatico perché un consumatore che va, un turista che va in Italia a fare una vacanza, non è possibile che si ritrovi sempre la truffa in agguato e Lo so. strumenti di tutela giudiziaria che sono lunghi e impossibili, oltre che costosi. Ecco, bisogna forse un po' prevedere che noi tutti dobbiamo fare uno sforzo di più per essere come giornalisti più attenti, come lo sei tu, a fare tutta quell'informazione necessaria per sollecitare l'istituzione e chi da quel momento attraverso un articolo si sente il faro puntato. Noi come Certo. associazioni di denunciare, di contestare. E i cittadini però anche devono fare la loro parte quando vanno a votare, devono fare la loro parte scrivendo, a loro volta Certo, denunciando, certo. informandosi, perché è così che si esce da questo oblio culturale un po' mediocre che caratterizza il nostro paese. Va bene Marco, certo, anche questo è un buon appello. Ti ringrazio molto per essere stato con Grazie a te. noi. Vi seguiamo, insomma, con le vostre battaglie attraverso i vostri siti e i vostri canali, insomma, ma regolarmente i nostri amici lo sanno, ci sentiamo proprio per capire cosa si sta facendo. Grazie per l'aiuto Grazie che a voi. date ai consumatori. Buona giornata, a presto anche sulle fonti TV, Arrivederci. Marco.
Grazie. Grazie. Marco Donzelli, coda con sé. Allora, noi ci separiamo per questa parte di live della giornata. Torniamo domani sempre a partire dalle 10:30, ma il nostro palinsesto continua con gli approfondimenti sui mercati e sulle notizie principali che ci riguardano in questo momento. Grazie per averci seguiti anche oggi, grazie a Francesco in regia e a domani. Ma insomma, rimanete sulle fonti TV e scriveteci sui social se volete. Buona giornata.